Ciao a tutti e benvenuti al mio ottavo video tutorial dedicato a chi inizia a suonare la chitarra. Oggi vediamo la scala di La minore in prima posizione. La scala di La minore è la prima scala che viene studiata in musica perché, tra le scale minori, perché contiene solo note naturali. Quindi La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Queste sono 8 note, quindi è l'estensione di un'ottava. La prima ottava. Un sistema per memorizzare la scala è quello di memorizzare la diteggiatura, vale a dire le dita che usiamo associarle ai numeri. Essendo noi in prima posizione funziona così: l'indice sul primo tasto, il medio tutte le note sul secondo, l'anulare sul terzo e il mignolo sul quarto, quindi 1, 2, 3, 4. Lo 0 corrisponde alla corda a vuoto. Per suonare la scala di La minore faremo in questa maniera: cominceremo dalla quinta corda, la corda di La, e sarà lo 0. Dopodiché metteremo il medio a martello vicino alla barretta, sarà il numero 2. Poi tireremo giù l'anulare, quindi il numero 3, senza alzare il medio. Poi scenderemo sulla corda di sotto e faremo lo 0, Re a vuoto. Poi secondo tasto col medio. Poi come prima tiriamo giù l'anulare senza tirare sul medio, tenendolo schiacciato, quindi numero 3. Poi Sol a vuoto, numero 0. E infine numero 2 col medio. In poche parole la griglia sarebbe questa: 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2. Quindi 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2. Le corde che userete saranno quelle di La, poi successivamente di Re e poi infine quelle di Sol. In questa maniera: 0, 2, 3. In questa maniera avrete suonato la scala di La minore con l'estensione di un'ottava. È un consiglio che posso darvi: oltre, una volta memorizzata questa diteggiatura, quando comincerete a averla in testa, quello di dire le note che voi suonate, in modo di associarle alle note sulla tastiera. Nel caso della scala di La minore sarà questo: 0, quindi La, 2, quindi Si, poi il 3 che è il Do, poi lo 0 di nuovo del Re, poi il 2 che è il Mi, il 3 che è il Fa, il Sol che è a vuoto, quindi 0, e poi il 2 che è La. Quindi, ricapitolando, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Se farete questo lavoro, oltre a memorizzare la diteggiatura, quindi a suonare la scala a livello pratico, imparerete anche le note che voi suonate e col tempo le associerete anche ai tasti che schiacciate. Spero che questo esercizio vi possa essere utile, vi consiglio di praticarlo a lungo e ci vediamo settimana prossima per suonare i nostri primi 4 accordi in sequenza, che saranno quelli del giro armonico di Do maggiore, il primo giro armonico che in genere si studia in musica. Buon divertimento e alla prossima. Ciao a tutti.